Buongiorno, vogliamo ora risolvere la seguente disequazione fratta. Allo scopo, come prima cosa, portiamo il secondo membro al primo membro e riscriveremo x su x meno 1 meno x quadro su x quadro meno 1. Tutta questa frazione portata al primo membro cambia segno, quindi meno 4x fratto x che moltiplica x più 1, il tutto minore di 0. A questo punto riduciamo tutto allo stesso denominatore. Per farlo, come prima cosa scomponiamo x quadro meno 1, che evidentemente è x meno 1 per x più 1, quindi scriviamo ancora con questa scomposizione di questo polinomio, quindi x meno 1 per x più 1, meno 4x fratto x che moltiplica x più 1, il tutto lo vogliamo minore di 0. A questo punto il minimo comune multiplo è x che moltiplica x meno 1 per x più 1. Quindi riduciamo allo stesso denominatore questo punto. Tutto questo prodotto diviso x meno 1 evidentemente fa x per x più 1 che andrà a moltiplicare x, pertanto x per x verrà un x al quadrato moltiplicato x più 1. Poi c'è il meno, metteremo meno. Tutto questo prodotto diviso x meno 1 per x più 1 chiaramente ci darà x che moltiplicato x al quadro darà x al cubo. Poi c'è ancora meno. Tutto questo diviso questo evidentemente darà x meno 1 che va a moltiplicare 4x, quindi 4x, il tutto moltiplicato x meno 1 e vogliamo la diseguazione minore di 0. Eseguiamo i conti indicati al numeratore e otterremo x quadro per x al cubo, poi x al quadro per più 1 più x al quadro, meno x al cubo. E qui moltiplicando meno 4x quadro e meno 4x per meno 1 più 4x, il tutto fratto x per x meno 1 per x più 1 e lo richiediamo numero di 0. Possiamo sommare i termini simili, evidentemente x al cubo e meno x al cubo si sommano e sono essendo opposti danno come risultato 0, poi c'è un più x quadro e meno 4x quadro darà meno 4, quindi più 1, quindi meno 3x quadro più 4x, il tutto fratto x che moltiplica x meno 1 per x più 1 e lo vogliamo richiedere meno di 0. A questo punto possiamo ancora qui mettere in evidenza una x al numeratore e otterremo x che moltiplica meno 3x più 4 fratto tutto il denominatore, cioè x per x meno 1 per x più 1, lo vogliamo richiedere minore di 0. A questo punto evidentemente possiamo semplificare x con x e dunque ci rimane da risolvere meno 3x più 4 fratto x meno 1 che moltiplica x più 1, il tutto minore di 0. Si tratta di una disequazione fratta formata essenzialmente da tre fattori: il fattore al numeratore meno 3x più 4, l'x meno 1 e l'x più 1. Pertanto ogni fattore lo possiamo richiedere maggiore di 0, quindi richiediamo che meno 3x più 4 sia maggiore di 0, richiediamo che x meno 1 sia maggiore di 0 e richiediamo che x più 1 sia maggiore di 0. Dopodiché, dopo aver risolto queste singole disequazioni, stabiliremo le soluzioni di questa disequazione andando a scegliere i numeri per i quali la frazione risulta negativa, minore di 0. La prima, evidentemente, si risolve con questi passaggi, meno 3x maggiore di meno 4, dopodiché dividiamo tutto per meno 3, quindi x minore di 4 terzi. Ricordiamo che quando si divide per un numero negativo, in una diseguazione bisogna cambiare il verso. Da maggiore abbiamo messo minore. Quando riguarda la seconda avremo x
meno 1 maggiore di 0, cioè x maggiore di 1, e per la terza x maggiore di meno 1. Abbiamo risolto singolarmente i tre fattori. Ora dobbiamo determinare le soluzioni della nostra disequazione fratta e di conseguenza quelle della disequazione assegnata. Quindi riportiamo su un grafico quanto determinato. Abbiamo 4 terzi, 1 e meno 1. Evidentemente il valore più piccolo è meno 1, poi c'è 1 e poi c'è 4 terzi. La prima disequazione ci ha dato x minore di 4 terzi, quindi rappresenteremo la situazione in questo modo, cioè stiamo considerando come soluzioni della prima tutti i numeri più piccoli di 4 terzi. Quando riguarda la seconda, x maggiore di 1, e per quanto riguarda la terza, x maggiore di meno 1. Trattandosi alla fine di una situazione fratta, dobbiamo in sostanza moltiplicare i segni, quindi fino a meno 1 la prima disequazione era positiva, linea continua, la seconda era negativa e la terza era negativa, quindi il loro prodotto sarà positivo. Tra meno 1 e 1 la prima era positiva, la seconda è negativa, la terza è positiva, il loro prodotto è negativo. Tra 1 e 4 terzi il loro prodotto è positivo e da 4 terzi in poi sarà ancora negativo. Siccome noi vogliamo che la disequazione risulti negativa, dobbiamo scegliere i numeri compresi tra meno 1 e 1, in quanto in questo intervallo la frazione assume valore negativo. E lo stesso dicasi per i numeri più grandi di 4 terzi, ove per i quali la disequazione assume valore negativo. Pertanto le soluzioni di questa disequazione sono i numeri x compresi tra meno 1 e 1 uniti a tutti i numeri x maggiore di 4 terzi. E con questo l'esercizio è finito. Queste sono le soluzioni della disequazione assegnata.